Di solito il nostro approccio è sostanzialmente lo stesso mh, tra eh, appunto, mh, film per, il, per la sala e, e film tv o serie tv, insomma. Nel senso che c'è, soprattutto per le serie, ormai una, un meccanismo che si è un po' integrato che fa sì che tu mh, lavori diciamo, per macrostrutture? strutture. No? E quindi non fai quel tipo di lavoro di cesello che normalmente si fa eh, quando si affronta un film dove la colonna sonora è sviluppata frame by frame, praticamente. In realtà mh, Aldo e Dio abbiamo sempre mantenuto una sorta di, di eh, affezione a un modello che è poi quello cinematografico. Ricordo in realtà eh, ehm, Distretto di Polizia, che è stata probabilmente, anzi, è stata la prima serie vera che abbiamo fatto. Eh, almeno fino alla quinta serie abbiamo mantenuto questo atteggiamento, poi dalla sesta serie abbiamo iniziato invece a pensare in termini più eh, programmatici, temi mh, principali divisi in categorie e poi lasciato il tutto nelle mani appunto di, una, di un montatore di concerto, lavorava con noi ma era lui che in qualche modo faceva anche delle scelte artistiche a tutti gli effetti. Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare a Diabolic in un momento tranquillo della nostra esistenza, nel senso che non avevamo la più pallida idea di quello che sarebbe successo, diciamo, da febbraio dell'anno scorso. Eh, e quindi, eh, di comune accordo con, con Imanete, avevamo deciso. Di puntare a una colonna sonora che in qualche modo avesse dei riferimenti anche specifici, cioè un richiamo in qualche modo alla musica di Bernard Herrmann quando collabora con Hitchcock per, diciamo, per dare il senso della tensione e per invece per i momenti più, più di azione in qualche modo un richiamo alle magie di Lalo Schifrin. E questa cosa noi l'abbiamo cioè, pensata e scritta eh, per una grande orchestra e l'abbiamo anche conclusa. Quindi tutta l'ideazione musicale eh, era basata sulla possibilità di poter avere tanti musicisti nello stesso momento, cosa che non è potuta succedere. E quindi abbiamo dovuto aspettare, tra l'altro, che si arrivasse a giugno inoltrato per iniziare a registrare quello che avevamo eh, concepito però con delle modalità assolutamente inattese, perché abbiamo praticamente registrato tutti gli interventi di tutti i musicisti, praticamente uno per uno, cioè che è una cosa che... Abbiamo... diciamo che l'orchestra esiste, ma virtualmente non si è mai incontrata. Ti do questa, questa anteprima, del, del film, o meglio della colonna sonora, uscirà il vinile, ed è un vinile doppio cosa abbastanza strana per un cono sonora, e, e lì sarà evidente, cioè in maniera proprio evidente, che questo senso di reiterazione di un unico tema esiste, ma non esiste nessuna traccia che sia uguale a se stessa. No? Abbiamo anche pensato di eh, inserire con il nostro coeditore, che è la Curci, un, um, un fumetto di Diabolic che è fatto apposta per il, per il vinile, non esiste, cioè non esisterà in nessun altro modo eh, poterlo leggere se non all'interno del, del, del vinile stesso.